sono qui con degli artisti, musicisti, Enzo Gragnaniello, Daniele Se, e stiamo parlando. Tu hai fatto una domanda, ma torneranno i poeti? Torneranno i poeti? Ma io fatti la domanda. No, tu hai fatto la domanda. A te. Torneranno i poeti? Perché mi hai fatto questa domanda? Per sapere da te si torneranno i poeti, perché oggi poeti non li vedo, non li sento. Vedo delle cose, ma non ci sta il poeta, la poesia, il pensiero. Parlavate che i ragazzi vanno solo alla ricerca dei like, fanno delle stronzate. I like. I like, sai cosa sono i like? You like me. Fanno tutto, Daniele, per avere un like. Vabbè, ma perché manca la realtà, no? Cioè, una ventina d'anni fa vendevi dischi, una volta i dischi si vendevano, si facevano, si vendevano, oggi mancando i dischi devi qualcosa devi fare. E quindi attacchi a queste cose qua. Sui poeti potremmo dire questo, che per il futuro prossimo, diciamo, che si prepara, se sono poeti davvero, davvero, davvero poeti, e fucilano. Se tu davvero sarai poeta, dovrai essere fucilato. Se no sei autore. Autore di che cosa? Autore in canzone di Sanremo. Qua abbiamo un autore, attenzione. Però oggi come oggi, oggi noi abbiamo inaugurato, io sostengo che oggi abbiamo inaugurato un museo e una mostra e una scalinata per Lucio Dalla. Oggi come oggi il nuovo Lucio Dalla non può uscire, non ha un contratto discografico, non lo trasmetterebbero per radio. Un Lucio Dalla giovane, un Gaber giovane oggi, avrebbe un contratto discografico? No, oggi no, come oggi no. Oggi se non ti fai 8.000 tatuaggi, esci a dorso nudo. La calzetta a rete, non ti scordare, cioè, la calzetta a rete da cascina. La calzetta a rete. No, ma è terribile, una situazione. Oggi non hanno capito, i veri trasgressivi sono quelli che non si fanno i tatuaggi. Sono quelli che parlano di poesia, di amore, di quelli più visionari, quelli sono. Ma poi si mettono sempre le mani in mezzo alle gambe. Cantano e si mettono la mano sotto. Perché c'è Bruno. No, probabilmente vogliono vedere se c'è qualcosa. No, c'hanno le pulci, c'hanno qualcosa, si grattano. Ma allora no, diciamolo pure, dai, noi scherziamo, però hanno voluto creare questa società di merda per gli sporchi interessi di quattro magliari che si sono organizzate a livello mondiale. Sono i potenti, quelli che hanno il potere. Ma i potenti, questi potenti, poi non sanno che esiste il vero potere, che non è quello che pensano loro. Quello è temporale, il loro potere. Ma se fossero persone intelligenti, innanzitutto andrebbero a guardare il mare, le stelle, ascolterebbero una buona musica, anziché di pensare come prendere per il culo la povera gente, le masse, farebbero qualcosa di più. Innanzitutto un governo dovrebbe fare la bella figura con altri governi, dovrebbe fare di tutto per essere migliore. Una specie di, non è una competizione, è una dimostrazione di un paese evoluto, intelligente, spirituale, che ama, non odia, che apprezza la poesia, apprezza le cose belle, apprezza la vita, tutto quello che ci circonda. Il pianeta è una cosa incredibile, di una bellezza, capito? Fare una bella figura con altri paesi, ecco, questo è un vero governo. Io dice, si può imparare ad apprezzare la vita, andare a sentire il mare, a vedere le stelle,
Tu quando sei piccerilla a scuola ti imparano le cose che veramente servono, e noi strunzate che ti imparano a diventare addestrato, no? E poi a farlo operaio cameriere per 7 soldi, no, non ti venderesti mai, no, in questa maniera. Allora ci servono quelli là che sono i barboncini ammaestrati, che poi sono contenti, erano un meno che vanno a bere la partita, a piccina la televisione, si vedono Maria De Filippo e P. Mi serve un popolo addestrato. La bellezza è contro qualunque ipotesi, come di salariale. La bellezza non è che la tu esci e va a faticare la mattina in danno a spaccio le fabbriche in merda, è una cosa. Allora è per questo che hanno anche distrutto la musica. E ci tentano di distruggere la musica e tutto il resto, ma non ci vanno mai riuscire, cioè, poi alla fine non ci potranno mai riuscire. Possiamo attraversare dei periodi anche lunghi, più di merda, no? Come ne abbiamo attraversati tanti, insomma, però poi la verità viene sempre fuori. Non credo nell'ineluttabilità, si dice anche così, ineluttabilità della potenza del potere per fare soldi, no? Non ci credo. Cioè, poi la natura umana è vero che è una merda da una parte, ma dall'altra parte è meravigliosa. Quindi abbiamo vinto. No, siamo in pareggio, per ora stiamo in pareggio, forse stiamo perdendo qualcosa, però prima o poi vinciamo. Ma comunque dovrebbero insegnarci niente, che noi già siamo intelligenti, dovrebbero farci ricordare chi siamo, perché l'essere umano è intelligente, così non ci sarebbe nemmeno quello che va a lavorare per pochi soldi, cioè, come dire, lo sfruttato, non esisterebbero più gli sfruttati, esisterebbe una dimensione umana. Cioè, come da dice, fare il furbo è facile, perché le persone sono espropriate culturalmente, che ne so, poi specialmente quando ci sono le persone incazzate, sono deboli e sono facili soggetti da strumentalizzare, cominciano a fare per avere i voti. Fanno le promesse, come c'era quel famoso slogan, promesse, e poi ti fanno fessa, se una volta si diceva. Ma sai, io punto sull'arte, sulla poesia, perché se tu non alimenti la parte spirituale di un essere umano, non si illumina nemmeno la stanza della razionalità, dell'intelligenza. Devi illuminarti per assaporare anche un respiro. I respiri si devono assaporare, perché nel respiro c'è tutta la vita, la bellezza. E tutto questo non voglio dare colpa a nessuno, ok? Dobbiamo ricordare solo chi siamo. Per fare questo c'è bisogno di arte, di poesia, proprio come un disinfettante proprio dell'anima, la poesia, qualcosa che, ecco, chiedo a tutti gli artisti veri, persone, perché gli artisti sai che fanno? Proprio perché sono artisti, già sono ricchi interiormente, hanno vergogna di apparire in una società fatta di apparenza, si chiudono, e invece stanno quelli che non hanno quel filo d'oro che dicevo io, e non si vergognano di niente, perciò vogliono i like, fanno di tutto per dire ci sono anch'io. Ehi, ma tu non sei buono, non è che ci sei e mi trasmetti qualcosa di importante per la mia anima, perché il corpo basta che fai una colazione e stai a posto, voglio dire, ma è lo spirito che vuole alimentarsi. Dobbiamo alimentare lo spirito. Prima il nostro. Noi siamo come le bottiglie. Se sei una bottiglia vuota, non mi puoi dare un bicchiere d'acqua. Dobbiamo riempire la nostra bottiglia per dissetare anche gli altri. Insomma,
non lo so, chi è sensibile capisce, chi non è sensibile non ci fai proprio niente, purtroppo. Ci vogliono tante reincarnazioni, capite? Sono... Senti, come mai tu sei un ribelle? Come mai i ribelli sono solo le persone che hanno una certa età e i giovani non lo sono? Quelli che hanno capito il tranello della Pandelona. Noi siamo cresciuti in un'altra realtà, no? Cioè, io quando avevo 15-16 anni l'Italia e il mondo erano un paese diverso, no? Mi leggevo Cannibale, mi leggevo Frigidaire, leggevo Andrea Pazienza, sentivo Iarea. Era un mondo in cui immaginavamo un futuro veramente molto diverso da quello che... Ed era un mondo al contrario, nel senso che, per esempio, nel caso di un artista, per noi, se era commerciale, era automaticamente una iavaca. Cioè, noi andavamo alla ricerca di quello là, musicista, pittore, regista, no? Che non aveva assolutamente nessun successo. Se uno aveva successo, per noi c'era qualcosa che puzzava, quindi lo scartavamo a priori, no? E quindi siamo cresciuti con una serie di valori completamente diametralmente opposti a quelli di chi è più giovane, purtroppo. E quindi eravamo meno ricattabili, anche più disposti a pagare un prezzo salato, perché a noi ci è andata bene, ma stanno tanti i miei coetanei di allora che hanno pagato con la galera, hanno pagato anche con peggio, insomma, tutta una serie di scelte. Quindi c'è una disabitudine alla sofferenza vera e propria, che poi è gioia, no? Come diceva quel pezzo, gioia e rivoluzione. E invece purtroppo oggi sono un po' anestetizzati, guaglione, e non riescono a reagire. A me mi ha fatto spavento durante la questione lockdown e Green Pass vedere come, per esempio, tutta la parte antagonista italiana era completamente, se no, ma quasi tutta schierata sulle stesse posizioni di un signore come Draghi o come Conte o come Burioni. A me mi ha fatto spavento, cioè, voglio dire, mi sembrava di stare nel 1929 in mezzo a migliaia e migliaia e migliaia di balilla. È una cosa che dobbiamo cambiare. Certo, io alla mia età sento un po' stanca, diciamo, quindi alla fine preferisco andare in montagna, andare a mare, che stecchellate, insomma, e ritagliare il mio spazio di libertà individuale senza rinunciare a dire quello che penso, pagandone anche le conseguenze. Però effettivamente il mondo lo cambiano i giovani, non lo cambiano quelli che hanno la mia età, quindi sono i giovani che hanno il dovere, devono sentire l'esigenza di cambiare le cose. Anche questa storia della guerra non se ne può più, cioè, voglio dire, dovrebbero reagire in qualche maniera e capire che il loro futuro, il futuro che gli stanno preparando, è un futuro veramente di merda, quindi è meglio che si svegliano e fanno qualcosa. Io sono anziano, che non gli affai ammazzate con la polizia, insomma, a Bush semplicemente no, non conviene.